Bella a tutti ragazzi, eccoci qua, continuiamo con qualche episodio di Beyond i vecchi amici. Jody, la mia principessa. Fatti guardare, piccola mia. Oh mio Dio, ma che splendida donna sei diventata. Carina come sempre. Però un po' triste e smarrita. Come la prima volta che ti ho vista. Non puoi immaginare quanto mi sei mancato. E come sta Aiden? Eh? Oh sì, felice di rivedere anche te, bello. Facciamo due passi? Certo. Ero preoccupato. Ti stanno cercando. Dovevo scappare. Non avevo scelta. E tu? A cosa stai lavorando? Gestisco un piccolo team. Proviamo a classificare i tipi di entità, capire se ci sono delle varianti, quel genere di cose. Quello che faccio non ha la massima priorità, ma mi piace. Perciò... Come sta Nathan? Oh, ora è il grande capo. Dirige il dipartimento. Ha fatto molta strada dai tempi del nostro laboratorio. Qualcuno sa che ti ho chiamato? No, certo che no. Nemmeno Nathan. Sarebbe stupido far sapere che mi incontro con un super ricercato. Riguardo a quello che ti ho detto, hai scoperto qualcosa? Il giorno in cui sei nata, una donna di nome Nora Gray partorì all'ospedale del dipartimento. Il bambino fu dichiarato nato morto. E il padre? Hai scoperto qualcosa su di lui? Si chiamava Jonathan Nichols. Morì prima del parto. Attacco cardiaco. Non so nient'altro. E di lei cos'altro hai scoperto? Non molto. L'unica cosa che so è che prese parte alle ricerche del dipartimento una ventina di anni fa. Anche lei aveva un dono. Dov'è Nora adesso? Fu internata in un ospedale psichiatrico, subito dopo il parto. Secondo la sua scheda, dovrebbe essere ancora lì. Mia madre è stata rinchiusa in un manicomio per 24 anni. Perché? Cos'è successo? La scheda non diceva altro. Mi dispiace tanto. Devo vederla. Ascolta, Jody, so quello che stai provando. Ma lei è in un ospedale psichiatrico. Potresti non avere le risposte che stai cercando. Non sto cercando delle risposte. Voglio soltanto vederla. Col non lo capisci, lei è mia madre. Ho bisogno di guardarla negli occhi per capire chi sono davvero. Jody, è in una struttura protetta del dipartimento e tu sei ricercata da tutte le forze di polizia del paese, capisci? Non sei un visitatore qualunque. Niente mi potrà impedire di vederla. So bene quanti rischi hai corso per aiutarmi. Grazie. Ehi! Hey.
Non penserai che ti lasci andare da sola là dentro. Non mi piace, Jody. Niente sorveglianza. Parcheggio vuoto. C'è qualcosa che non torna. Se non torno entro 30 minuti, tu vai. Non sono qui per farti da autista. Cole, aspetta. Educazione e cortesia. Funziona sempre. Salve, sono qui per vedere Nora Gray. Posso vedere l'autorizzazione? L'autorizzazione? Cavoli, ecco cosa avevo dimenticato. Spiacente, ma i visitatori hanno l'obbligo dell'autorizzazione. Ok, il primo tentativo è andato a vuoto. E adesso? Ci sto pensando. Temevo che lo dicessi. Ehi, non sappiamo in che stanza è. Lo scopriremo. Trovata. Nora Gray, settimo piano, stanza 43. Finora tutto bene. Adesso? Aide. Trova il modo di aprire la porta. Guarda in giro. Cazzo! Devi prima distrarre la guardia. Ora apri la porta. Avanti. Non credo ci abbia visto. Deve esserci qualcosa. Lontano.
Oddio. Questi matti mi danno i brividi. Troviamo la stanza 43 e andiamocene. Ti aspetto qui. Jody, lei potrebbe essere assente. Potrebbe non accorgersi di te. Forse non dovresti entrare. Sono io, Jody. Sono tua figlia. Sono tua figlia. Aiutami, Aiden. Molto bene, Nora. La madre e il padre entrambi con il dono. Ci pensi all'importanza di questo bambino? Non saresti in grado, Nora. Penseremo noi a tutto. È per il vostro bene, lo sai. La mia bambina, ridatemela! Ho cambiato idea! Voglio la mia bambina! Sedatela, presto! E portate via la bambina! Voglio vedere. Potrebbe sviluppare delle capacità speciali. Chiamateci se succede qualcosa di insolito. Aumenta la dose. Non deve mai più riprendere coscienza. Scusami. Mi dispiace. È stata colpa mia. Che cosa stai cercando di dirmi? Distruggi questa cosa! Distruggi l'Aiden! Mamma, la mia bambina! La mia bambina! Temevo tanto che non ti avrei più rivista. Quanto mi sei mancata, Jody! Quanto mi sei mancata! Cos'è successo? Cosa ti hanno fatto? Mi hanno drogata, tesoro mio. Confinata in questo inferno. Non c'è niente che possa fare. Solo aspettare la fine. No, io ti tirerò fuori da qui. Voglio aiutarti. Troppo tardi, Jody. È troppo tardi. Io ti amo più di ogni altra cosa a questo mondo.
e questo niente potrà cambiarlo. Mamma! Ah! Ah! Mi dispiace, Jody. Più potente condensatore mai creato. Imponente, vero? Nathan! Jody, sei qui. Avevo il terrore che ti fosse successo qualcosa. Sei dimagrita. E mi sembri provata. Ma almeno sei viva. Andiamo nel mio ufficio. Prego, accomodati. Come ti senti? Sono stata meglio. Quel colpo alla testa non ha aiutato. Mi dispiace tanto, gli ho detto di non farti male. Ma non potevano rischiare che tu usassi Aiden. Che cosa è successo a mia madre? Nora era instabile. I medici pensavano fosse un pericolo per sé e per il bambino. Lei non mi avrebbe mai fatto del male. Non volevano correre rischi, io. Ai tempi ero solo un ricercatore, Jody, capisci?
Ho scoperto solo molto tempo dopo cosa accadde. Dov'è Cole? Sta bene, è a casa. So che voleva aiutarti. Tranquilla, non ci saranno conseguenze per ieri notte. Perché non mi hai mai detto di mia madre? Perché nascondermi la verità per tutti questi anni? Credimi, ci ho provato. Ma come fai a dire a una bambina che la sua vita non è reale? E allora ti ho accudito, ti ho amato, ti ho protetto, Jody, meglio che potevo. E quindi adesso? Vuoi semplicemente restituirmi alla CIA? È questo il tuo piano, Nathan? Ti hanno portata qui perché devi fare una cosa per loro e ti saranno molto grati se accetterai di farla. Tu mi stai chiedendo di aiutare chi voleva uccidermi? È questo che mi chiedi, Nathan? Jody, ascoltami. Dimmi perché dovrei crederti. Tu lavori per loro e mi hai mentito su mia madre e i miei genitori e per cosa? Per soldi? Per potere? Oppure fa... Jody, smettila, sai che questo non è vero. No, io non so più niente ormai. Sappiamo che un'altra nazione ha scoperto l'inframondo. Loro credono di poterlo controllare e manipolare, ma non sanno proprio con che cosa hanno a che fare. Se le entità arrivano qui, puoi immaginare le conseguenze, Jody. Cosa c'entra tutto questo con me? Beh, tu conosci l'inframondo meglio di chiunque altro. È roba della CIA. E io me ne tiro fuori. Vogliono proporti un accordo. Fai questo per loro. E ti lasceranno libera. Jody, sai bene che succede quando un passaggio è aperto. Sarebbe una vera apocalisse. Tu hai il potere di impedirlo. Secondo le nostre informazioni, la Repubblica del Kazakhstan ha scoperto l'esistenza dell'inframondo. Hanno un varco e conducono esperimenti in una base segreta situata nella provincia di Falanjan. Non conosciamo i progressi dei loro esperimenti, ma abbiamo rilevato importanti oscillazioni nell'inframondo. Significa che sono riusciti a interagire con l'altra parte. La missione è distruggere il condensatore e altre tecnologie che trovi sul posto. Anche se distruggessimo il condensatore, il varco non sparirebbe. Costruire un condensatore richiede molto tempo e denaro. Col tuo intervento guadagneremo tempo per capire meglio l'inframondo e ci assicureremo che nessuno lo usi contro di noi. Immagino che il posto sia ben presidiato. C'è da aspettarsi una considerevole resistenza armata. La tua squadra... Squadra? Falli entrare, Marla. Ehi, Jody! Lieto di vederti. Clayton e gli altri verranno con te. Un'unità speciale ridotta darà meno nell'occhio. La missione inizierà tra 2 giorni. Buona fortuna. Sta attenta, Jody. Nessuno sa cosa potrai trovare dall'altra parte. Non temere. Non ho la minima intenzione di sparire nell'oblio. Bene. Perché non voglio perderti. È bello vederti. Per il bene della missione. Cercherò di ignorare il fatto che tu sia un bastardo. Jody, io... Sta zitto. Non ci provare. Ecco, fottiti. Bene ragazzi, questi 3 capitoli finiscono qua e vi aspetto al prossimo. Ciao ciao da Genetic DNA.